Un grave incendio alimentato da forte vento stava sviluppandosi nella giornata di oggi in contrada Calatubo in territorio di Alcamo, al confine con Balestrate. Decisivo per spegnere le fiamme è stato l'intervento di un equipaggio dell'82esimo centro CSR Combat Search and Rescue di Trapani, che ci fornisce queste immagini, che in 2 ore di volo con 20 lanci e oltre 15.000 litri di acqua sganciati è riuscito a neutralizzare il rogo, che stava infatti minacciando diverse abitazioni limitrofe. Il decollo è avvenuto alle ore 13.30 su ordine giunto dal Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico in provincia di Ferrara, in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Siciliana. In zona erano presenti anche un Canadair e 2 elicotteri della Protezione Civile. L'82esimo centro è uno dei reparti del 15esimo stormo dell'aeronautica militare, che garantisce 24 ore su 24 per tutto l'anno e senza soluzione di continuità la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme.